Oggi vi faccio vedere come preparare gammodoki. Gammodoki sono le frittelle di tofu che vengono utilizzate per le diverse ricette giapponesi e nella questa video ricetta le farò accompagnare con la salsa addensata con il grattugiato di zenzero. Gli ingredienti sono il tofu cotonato morbido, le carote, i edamame, i funghi kikurage, lo zenzero, il mirin, la salsa di soia, l'olio di semi, la fecola di patate, lo zucchero e il sale. Questa è la ricetta da due porzioni. Per fare gammodoki, la scelta di tofu è fondamentale. Vi consiglio di usare il tofu cotonato morbido di questa confezione che si può trovare in alcuni negozi di alimentari orientali, gestiti dai signori cinesi. Da loro una volta ho preso un'altra confezione, ma era molto più duro. Invece con questa confezione riusciamo a fare buoni gammodoki. Non è adatto né il tofu setato o vellutato, né il tofu cotonato che si trova in negozio biologico, che è 20 volte più duro di questo tofu cotonato. Oppure vi consiglio questo tofu setato ma solido di marca Morinaga, che si può trovare anche online facendo la ricerca su Google. Prepariamo 500 g di tofu cotonato morbido sullo scolapasta appoggiato sulla ciotola grande e sopra tofu mettiamo un'altra ciotola pulita, soprattutto dove avrà il contatto con il tofu, e nella ciotola mettiamo l'acqua piena o un peso grosso. E lo lasciamo così per 2 o 3 ore per eliminare l'acqua che c'è nel tofu. Se mettiamo molto più peso, ci può bastare un'ora. Nel frattempo lasciamo in ammollo 2 g di funghi kikurage essiccati. In Italia vengono chiamati orecchi di Giuda. Li lasciamo finché morbidiscono completamente e ci vorranno circa mezz'ora. Abbiamo 40 g di edamame con la buccia congelati e dopo che sono stati scongelati, magari bagnandoli con l'acqua calda, li sbucciamo così possiamo ottenere circa 15 g di edamame. Abbiamo 25 g di carote, eliminiamo la buccia e le facciamo le julienne sottilissimi, lunga circa 1,5 cm. E gli edamame tagliamo a metà. Li lasciamo nell'acqua calda per 1 minuto. Dopodiché li scoliamo e li sgoccioliamo. Le pellicine degli edamame eliminiamo. I funghi kikurage sono diventati morbidi. Li sgoccioliamo bene strizzandoli e li tagliamo corti e sottili per assomigliare la forma delle carote tagliate prima. Eliminiamo la buccia di zenzero fresco e prepariamo mezzo cucchiaino di grattugiato. Prepariamo la salsa che mettiamo alla fine sugli gammodoki. Nella pentolina piccola mettiamo 150 ml d'acqua, 35 g di mirin. Chi non ce l'ha, sostituite con 35 g di sake o il vino bianco più 12 g di zucchero. Mettiamo 35 g di salsa di soia e mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato che abbiamo preparato prima. Mettiamo sul fuoco la pentola, accendiamo il fuoco al medio. La mescoliamo e facciamo portare a ebollizione. La facciamo bollire per 1 o 2 minuti per fare evaporare bene l'alcol di mirin. Dopodiché spegniamo il fuoco momentaneamente e aggiungiamo 2 cucchiaini di fecola di patate sciolta benissimo con 2 cucchiaini d'acqua, un po' alla volta mescolando la salsa, così evitiamo di creare dei grumi.
Una volta mescolata bene la salsa, riaccendiamo il fuoco al medio e portiamo di nuovo a ebollizione. E cuciniamo per 1 o 2 minuti per cuocere bene la fecola di patate e così addenserà bene la salsa. Spegniamo il fuoco e mettiamo da parte. Sono passati 2 ore da quando abbiamo lasciato il tofu sotto un peso. Come potete vedere, il tofu ha lasciato abbastanza acqua. Vediamo quanto pesa ora. Erano 500 grammi e diventato a circa 390 grammi. Con la frusta schiacciamo bene il tofu e lo facciamo diventare una pasta omogenea. Quando sta arrivando a buon punto, aggiungiamo 1/4 cucchiaino di sale e 1/4 cucchiaino di zucchero. Continuiamo a schiacciare e mescolare il tofu. Dopo un po' mettiamo 1 cucchiaio di fecola di patate e mescoliamo bene tutto insieme. Dopo un po' aggiungiamo 1 altro cucchiaio di fecola di patate. E mescoliamo energicamente tutto insieme e facciamo diventare una pasta omogenea. Facciamo unire i funghi kikurage, le carote e gli edamame. Mescoliamo uniformemente tutto insieme in maniera più gentile. Mettiamo questo impasto sul piatto e lo stendiamo uniformemente utilizzando la spatola di silicone. E lo dividiamo in 12 pezzi. E prendendolo una a una con la spatola di silicone, creiamo delle palline leggermente schiacciate con le mani. Prepariamo una padella e mettiamo l'olio di semi in modo da arrivare circa 1 cm di altezza interna della padella. Accendiamo il fuoco al medio e lo facciamo portare a circa 160 gradi. Io sto misurando utilizzando questo bastoncino che si chiama saibashi, mettendo la punta nell'olio. Se creano piccole bollicine vuol dire circa 160 gradi. Mettiamo le frittelle nell'olio con questa padella che ha un diametro 24 cm. Farò 2 giri, ma se usate la padella molto più grande, forse riuscite a friggerle in un unico colpo. Le lasciamo così per 3 o 4 minuti senza toccarle. Dopo un po' la temperatura dell'olio comincia a salire, quindi abbassiamo un po' il fuoco. Cerchiamo di mantenere sempre la temperatura di circa 160 gradi. Dopo circa 3 minuti le giriamo. Questo colore beige dorato sarebbe ideale. Anche leggermente colore più chiaro va benissimo come questa. Gammodoki sono le frittelle che comunque devono rimanere morbide, quindi stiamo molto attenti per non farle diventare dure friggendole con la temperatura alta. Dopo circa altri 3 minuti le giriamo e le spostiamo su una griglia appoggiata su una teglia e le adagiamo sul fianco l'una vicino all'altra, così possiamo sgocciolare l'olio in eccesso. Friggiamo anche altre frittelle in stesso modo. Queste frittelle sarebbero gammodoki e adesso le facciamo diventare più golose con la salsa.
Le impiattiamo sul piatto grande e versiamo sulle frittelle di tofu la salsa riscaldata. E alla fine mettiamo un po' di cipollotti tagliati sottili parte verde. Ecco, i nostri gammodochi con la salsa addensata sono pronti. Gammodochi è un cibo famoso anche come Shōjin Ryōri, che sarebbe la cucina buddista, quale non vengono utilizzati né carne né pesce, ed è nato proprio al posto della carne. Quindi è una ricetta ottima soprattutto per chi è vegetariana o vegana, ma anche è ottima per chi è attento per la salute o per la dieta. Se non sbagliate la scelta del tofu, come vi dicevo nel video, potete godere massima bontà degli gammodochi. L'esterna è leggermente croccante e l'interna è soffice. Se le mangerete appena fritte, sono buonissime anche solo con il sale o con la salsa di soia. E chi vuole farle diventare ancora più golose, al posto di questa salsa meravigliosa, potete abbinarle con la salsa teriyaki. E queste due video ricette possono essere molto utili. E attaccherò loro link nella descrizione. Questa è una di ricette che possa valorizzare la bontà del tofu. Il sapore di soia e la morbidezza del tofu sono molto piacevoli. Essendole fritte, diventa un piatto molto importante. Dopo ogni morso prendiamo bene la salsa perché stanno benissimo. Sono ancora più buone se mettete sul riso cotto con la salsa addensata profumata di grattugiato di zenzero e mangiare insieme. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!